del Macantone, quanto hai sofferto sotto 0-4, che dicevi? Sì, è stata una sofferenza, non era il nostro game plan di come avevamo impostato la partita e alla fine 4-0, time out, e ho letto una cosa, ragazzi, abbiamo un nome dietro la schiena, abbiamo uno stemma davanti e giochiamo per questo, per portare a casa. Si può perdere 1-0, 10-0, non cambia niente in questa serie, l'importante è uscire a testa alta, che possiamo dire abbiamo fatto tutto. Quando abbiamo fatto tutto, poi guardiamo il tabellone, guardiamo il risultato, abbiamo vinto, benissimo, abbiamo perso, non abbiamo rimpianti. Io ho chiesto questo ai miei ragazzi, l'hanno fatto, le partite vanno giocate 60 minuti, ci è andata bene giocandone solo 40, va bene così. Io ho detto durante la mia telecronaca, appena andato via il sole, avete cominciato a giocare. Probabilmente a voi vi piace sudare poco. Sì, esatto, sono delle sofferenze che abbiamo dentro di noi. Non vogliamo sudare, vogliamo fare il minimo indispensabile. Perfetto, giochiamo alla sera quando non fa più fresco, così non sudiamo, ma è importante portare a casa la vittoria. Quanto è importante aver vinto questa partita, sfatare questo tabù tabù derby? Sì, è una roulette, è sempre uscito nero, c'è il rischio che esce lo zero, ma il rosso deve uscire. Non può sempre uscire nero, il rosso prima o poi è una legge, e è uscito, serve a noi per convincerci che ce la possiamo fare, per liberarci, la liberazione. Adesso andiamo a testa alta a Carempino per giocarci le altre due partite. Nella prima partita 10 power play, se ho contati bene, che posso aver anche sbagliato, talmente la partita era stata lunga, 5 da parte, 5 dall'altra, 0 gol. Oggi sembrava che ogni volta che c'era power play l'avete buttato dentro, e anche nel supplementare è stato terminato. Sì, esatto, ieri anche come si è sviluppata la partita e tutto, era una partita un po' di studio, la prima nessuno voleva steccare la prima, è stata molto più tranquilla, senza fiammate, è andata via tutto molto liscio anche nei supplementari, nonostante abbiamo giocato 80 minuti, ma non si è mai accesa questa partita. È normale, seconda partita, loro una vittoria, noi zero, noi vogliamo il riscatto, loro vogliono allungare, quindi già solo questo crea delle dinamiche. E queste dinamiche abbiamo portate, che eravamo sotto 4-0, e si è vista prima una squadra, poi un'altra. Dopo, chiaramente, noi volevamo vincere, e tutto si è infiammato, e anche qua arrivano delle sbavature in power play. Ieri si è giocato un po' più per contenere, sì, proviamo sia noi che loro. Oggi chiaramente loro fiducia inizio, vogliono segnare, quindi sfruttano il power play, noi paura di non prenderlo. Viceversa, eravamo sotto, dovevamo provare tutto, sono entrati in rete in power play, abbiamo costruito la nostra fiducia e alla fine abbiamo castigati con un power play. Ultima domanda, il gol di Spinelli probabilmente è stato quello che vi ha fatto capire che si poteva ancora recuperare. Sì, certo, è lo stesso discorso di una roulette, come ho detto prima, ci serviva uno per accenderci, l'abbiamo messo sull'entusiasmo, abbiamo messo il secondo, il terzo, e come detto il post season l'abbiamo costruito sui nostri punti deboli, che sono il secondo tempo. Abbiamo messo un parziale di 3-1, che di solito pativamo sempre, e quello è un po' la magia che abbiamo quest'anno, che nei nostri punti deboli trasformiamo le nostre vittorie. Grazie e ci vediamo sabato. Grazie, sabato.